sembra sia un progetto in rete di quelli che possono funzionare e che devono nascere in questo momento in cui bisogna unire più che mai le forze. Quindi noi confidiamo, ci sia spirito sportivo, ci sia lealtà, c'è molto entusiasmo e quindi grazie a tutti quelli che l'hanno reso possibile. L'obiettivo è lavorare sportivamente in un modo serio con un bel progetto. Ovunque si arrivi e con i tempi che saranno necessari, l'importante è che ci sia un progetto giovanile molto ben sviluppato che insegni ai ragazzi a giocare a calcio e a diventare persone migliori. È una grande ripartenza, una ripartenza importante, come giustamente hai detto, per la città di Cuneo. Ritorna al Cuneo Calcio da questa fusione di due società con tante speranze, tante attese, un'attenzione da parte della regione importante. Proprio questa settimana in sesta commissione che presiedo abbiamo licenziato le contribuzioni sullo sport, sono ancora ridotte, abbiamo 3.600.000 euro sui bonus per le società sportive e questa verrà beneficiata, e 3 milioni per l'impiantistica, che però il prossimo anno aumenteranno in modo esponenziale grazie anche ai fondi FESRA. E cercheremo di essere vicini laddove si investe su politiche giovanili per lo sport, come gli amministratori di questa società, e ringrazio Mauro, Riccardo e Walter perché sono stati straordinari esponendosi in prima persona, è stato Spay che è lo sponsor ovviamente che ha permesso questa operazione. Sicuramente la regione gli sarà vicina, perché laddove si investe sui giovani si investe sulla nostra società, sul nostro presente e sul nostro futuro. Questo è un momento storico per la città di Cuneo, perché dopo tutti i tentennamenti e rischi anche di perdere quello che è il calcio giovanile in questa città, che non può e non deve permetterselo, oggi invece un progetto che dà speranza, dà futuro a quello che è il mondo giovanile nello sport. Lo sport rappresenta per i giovani il modo di vivere, anche in una palestra di vita, per imparare anche poi a gestire la vita economica, sociale e di comunità del domani. E impararlo attraverso lo sport sicuramente dà quell'energia, quella forza, quel rispetto delle regole, il rispetto del prossimo, il rispetto dell'avversario, ma stando uniti con una squadra. E la squadra unita vince. L'abbiamo visto recentemente agli europei, che ci hanno regalato una vittoria straordinaria proprio utilizzando gioco di squadra. Quindi io credo che i cunesi oggi, grazie a questo progetto e a tutte le persone che hanno collaborato e si sono messe insieme, dagli sponsor ai tecnici, agli appassionati, hanno creato questo biglietto d'inizio con la prima tessera, che ho avuto l'orgoglio anche già di prendere, per dare questo futuro ai nostri giovani. Sono il bene più prezioso che abbiamo, e se li facciamo crescere sani possiamo continuare a mantenere la speranza e la fiducia che Cuneo resterà grande nel prossimo futuro.